Alfa ci presenta programma di Lalita Govinda Devidassi e la gurukula di Villa Vrindavana. Hare Krishna bambini, ed eccoci di nuovo insieme con un'altra puntata del Mahabharata, e questa è l'ottava puntata. Vi ricordate dove ci eravamo lasciati l'altra volta? Ci eravamo lasciati a Indraprastha, questa città dove vivevano i Pandava, e dove avevano invitato i Kuru per un grande sacrificio. Ma dopo il sacrificio vi ricordate che Duryodhana, il capo dei Kuru, era stato preso in giro dai Pandava, che l'avevano invitato a fare una passeggiata nel loro palazzo. Questo palazzo, costruito da Maya, un demone, era un palazzo speciale dove le fontane sembravano fatte di marmo e dove invece i pavimenti sembravano d'acqua. E così avevano invitato Duryodhana a entrare, l'avevano preso in giro, deriso, schernito, mentre finiva cercando di camminare sul pavimento dentro una bella pozza d'acqua e guardava le fontane, perplesso, perché come erano fatte invece le fontane? Erano fatte di marmo. Duryodhana naturalmente si era arrabbiato moltissimo per essere stato deriso e schernito in questo modo dai Pandava, e tanto più da Draupadi, che era la moglie dei Pandava, che aveva riso di nascosto, ma lui se ne era accorto ed era proprio ferito da questa risata di Draupadi, per cui era ritornato immediatamente nella sua città, ad Hastinapur, e aveva di nuovo fatto combutta con questo zio molto cattivo che si chiamava Shakuni. Avevano cercato di organizzare un piano per eliminare per sempre i Pandava dalla loro vita. Cioè, tra i Pandava e Kuru c'era sempre stato il dente avvelenato, no? I Kuru erano molto invidiosi dei Pandava, che avevano molte più facilitazioni secondo loro, che avevano diritto al trono, eccetera, eccetera. Quindi adesso era arrivato il momento per Duryodhana, dopo la beffa, di trovare un sistema per allontanarli, almeno per un periodo lunghissimo, se non per sempre, da Hastinapur. Shakuni era questo zio che aveva delle idee sempre geniali per quanto si trattava di cose malvagie, no? Per cui a un certo punto, discutendo con Duryodhana, avevano trovato una soluzione che sembrava molto interessante. Avevano pensato di invitare i Pandava ad un torneo di dadi, e voi sapete, o forse non lo sapete, comunque io ve lo dico, che quando un re viene sfidato non può rifiutare la sfida. Quindi se in questo caso Yudhishthira, che era il più anziano dei Pandava, veniva sfidato ad un torneo di dadi, non poteva rifiutare la sfida. Ecco, dovevano essere i Pandava invitati ad un torneo di dadi, e se avessero perso questa partita dadi, che tra l'altro era stata giocata con dadi, sarebbe stata giocata con dadi truccati, se avessero perso questo torneo avrebbero dovuto andare in esilio per 12 anni e il 13° anno vivere di nascosto, in incognito, all'estero. E se per caso qualcuno fosse riuscito a identificarli durante questo 13° anno di incognito, avrebbero dovuto passare altri 12 anni in esilio. Questo era il progetto di Shakuni e Duryodhana. Per cui, quando il progetto era stato chiarito, quando Shakuni, cosciente della sua abilità nel truccare i dadi, quindi nel vincere la partita, ha trovato tutte le soluzioni, Duryodhana e Shakuni stavano pensando chi era la persona migliore da mandare a Indraprastha a chiamare i Pandava per il torneo.
Vidura, che era il fratello di Dhritarashtra, aveva sempre avuto un lato debole per i Pandava, per cui sia Shakuni che Duryodhana furono d'accordo nello scegliere lui per questo viaggio, e così Vidura partì da Hastinapur per Indraprastha per invitare i Pandava a questo torneo. Conoscendo il lato debole che Vidura aveva per i Pandava, nessuno naturalmente pensò di rifiutare questa gara, e quindi Vidura, seguito da Yudhishthira, da tutti i Pandava, in questo caso anche accompagnati da Draupadi e Kunti, tutti partirono, lasciarono Indraprastha e si recarono ad Hastinapur per il torneo. Nel frattempo ad Hastinapur era stata costruita una casa speciale, una casa da gioco, e immediatamente quando arrivarono i Pandava il combattimento, diciamo, perché in realtà era un torneo, però sotto sotto era una cosa molto più pesante che una gara a dadi, no? Era in realtà una sfida che significava molto di più, per cui spesso mi viene da dire il combattimento. Comunque la sfida iniziò immediatamente e fu dichiarata aperta. Dhritarashtra presiedeva questo torneo e insieme a lui erano presenti Bhishma, Vidura, Drona e altri, cioè tutti gli anziani della famiglia dei Kuru. Anziani e saggi, no? Yudhishthira vinse il lancio e cominciò immediatamente il gioco con Yudhishthira che mise come posta una preziosissima collana che aveva al collo e che era tempestata di diamanti di primissima qualità. Naturalmente, come abbiamo già visto prima, lo sfidante che rappresentava i Kuru riuniti era Shakuni, che come avevamo già visto anche prima era espertissimo nel truccare i dadi e nel vincere queste sfide in maniera sleale. Shakuni aveva questa capacità di tirare i dadi in un modo tale che i dadi si muovessero come lui voleva, Tirava i dadi andavano esattamente dove lui voleva, per cui con ogni tiro era in grado di vincere facilmente il torneo. Infatti, sin dalla prima mossa, Shakuni vinse, Quindi sin dall'inizio Yudhishthira cominciò col perdere. La prima cosa che perse fu questa collana di gioielli, ma Shakuni aveva un'altra abilità, oltre a quella di muovere i dadi come voleva, aveva anche l'abilità di riuscire a generare tra lui e Yudhishthira una tensione tale che nasceva dal fatto che lui continuamente lo sfidava e lo provocava, tale da mettere in crisi Yudhishthira. Yudhishthira è sempre stato retto, giusto, onesto, quindi non era abituato, no, a essere sfidato, preso in giro, torturato, e questa tensione che si veniva creando continuamente, che Shakuni riusciva a generare molto bene, faceva in modo che Yudhishthira in qualche modo non fosse più molto lucido nelle sue scelte, cioè veniva spinto a scegliere senza meditare, no, troppo bene quello che stava facendo, aveva la risposta troppo impulsiva, non la valutava completamente, e questa era un'abilità di Shakuni, che in realtà è un'abilità negativa, no? Esistono le abilità positive, esistono le abilità negative. Per questo noi dobbiamo stare molto, molto attenti quando scegliamo le nostre compagnie, perché in realtà anche delle persone come Yudhishthira, che sono conosciute, sono Dharmaputra, no? È figlio del Deva della religione, quindi figuriamoci, cioè delle persone completamente rette, oneste, pulite, veritiere, le persone come Yudhishthira, se si trovano in compagnia con grandi malandrini che hanno grosse qualità negative, si possono fare tirare in confusione e trovarsi poi a fare cose che non avrebbero mai fatto in nessun altro momento, e che poi sono costretti a rivalutare quando ormai la cosa è stata fatta e il suo peso l'ha avuto.
Tant'è vero che una mossa dietro l'altra Yudhishthira continuava a perdere, non si rendeva nemmeno conto di quello che stava perdendo. Cioè, per Yudhishthira perdere una collana di diamanti non era una grande cosa, estremamente difficile o pericolosa, no? Perché il tesoro di Indraprastha era un grandissimo tesoro. Però, senza realizzare che va perso questo, va perso quell'altro, a un certo punto Yudhishthira si trovò a mettere in posta tutto l'intero tesoro di Indraprastha. E naturalmente Shakuni, che muoveva i dadi come voleva, si trovò a vincere il tesoro di Indraprastha. Quindi Yudhishthira aveva perso molto e Shakuni aveva scoperto che ormai il suo sistema funzionava perfettamente. La cosa migliore era continuare a sfidare, a torturare Yudhishthira in modo tale che Yudhishthira perdesse il controllo della situazione e mettesse poste sempre più grosse, no? Sul piatto, in modo tale che a un certo punto ai Pandava non restasse più niente che andare in esilio e allontanarsi per sempre da Hastinapur. Come abbiamo già visto, Shakuni era proprio un maestro, era estremamente abile in queste provocazioni, per cui a un certo punto Dharmaraj cominciò col mettere in posta per esempio i suoi cavalli, tutti i suoi cavalli, e così dopo poco i cavalli finirono nelle mani di Shakuni. Poi, messi in posta i cavalli, cominciò a pensare di mettere in posta tutti i suoi elefanti, e così anche Shakuni si vinse tutti gli elefanti di Yudhishthira. La cosa diventava sempre più grave e Yudhishthira pensò: devo recuperare quello che sto perdendo, ho perso troppo, che faccio? E mise in posta addirittura tutto il suo esercito, i suoi soldati. E immediatamente Shakuni, senza nessun dubbio, no, senza neanche un attimo di esitazione, senza pensare neanche per un attimo che stava compiendo un'azione veramente sporca e disonesta, vinse tutte le armate e i soldati di Indraprastha e di Yudhishthira. A Yudhishthira restavano i suoi servitori personali e quindi mise in posta i servitori personali e perse anche questi. Non restavano ora che le servitrici e di nuovo si giocò tutte le servitrici e perse anche queste. Come abbiamo già visto, quindi, il risultato di un'associazione demoniaca proprio, no? Questo che era un piccolo diavoletto mascherato da zio, ma terribile, aveva portato completamente in confusione Yudhishthira. Per cui Yudhishthira aveva perso ogni intelligenza e si stava dirigendo proprio con passo deciso verso la rovina. Tant'è vero che ormai aveva perso ogni cosa, tutti i suoi poteri, tutti i suoi averi, diciamo, no? Tutto quello che possedeva, tutte le ricchezze di Indraprastha, tutte le persone, gli amici. Non restava altro che porre se stesso e i suoi fratelli come posta. Cominciò col dire: adesso io mi gioco i miei fratelli, gli altri quattro Pandava. E così cosa successe? Non c'era possibilità per lui di vincere, perché il gioco era truccato, non era un gioco onesto, e Shakuni si vinse i quattro Pandava. Allora lui disse: bene, i quattro fratelli me li sono giocati, gioco me stesso, perché io devo recuperare, non posso permettermi di perdere i miei fratelli, il mio regno, i miei tesoro, i miei servitori, i miei soldati. Pensando che prima o poi la buona fortuna sarebbe passata dalla sua parte, ma non era così, perché qui non si trattava di buona fortuna, si trattava di un gigantesco imbroglio. Per cui perse anche se stesso. A questo punto proprio la cosa era arrivata al massimo e lui era completamente, Yudhishthira era completamente in confusione, non sapeva proprio più che cosa fare. Per giunta Shakuni lo continuava a spingere e lui si era ridotto ad essere una pedina che non sapeva assolutamente più che cosa stesse facendo. Quindi
quindi sempre nel tentativo disperato di vincere indietro tutto quello che aveva perso, se stesso, i suoi fratelli, il suo tesoro e tutto quello che gli era rimasto, che ormai aveva ceduto ai Kuro, riportarglielo via dalle loro grinfie, e lì disperatamente pose come posta anche Draupadi. Vi ricordate Draupadi? Draupadi era la moglie di tutti loro. Questa mossa naturalmente era destinata a portare alla rovina i Kuru completamente. Comunque, appena Yudhishthira fece questa mossa, immediatamente realizzò che l'aveva fatta grossa, ma ormai non poteva più tornare indietro. E così Yudhishthira tra i denti balbettò maledizione, intanto le labbra gli tremavano, ma una grande disperazione aveva preso il suo cuore, no? Ed egli era convinto che nel più profondo del suo cuore che non c'era più niente da fare, che ormai era arrivato al punto massimo. Ma ormai non c'era più possibilità di tornare indietro e Shakuni vinse di nuovo questa mossa. Figuriamoci se Shakuni anche solo per un attimo si sarebbe fermato dal portare alla rovina completa Pandava. Era quello che voleva, era la ragione per cui era tutto stato costruito, mossa dopo mossa era stato soddisfatto nel togliere sempre più qualcosa loro. Quando aveva tolto Draupadi sapeva che niente più era rimasto ai Pandava. Bhishma, Vidura e anche Dhritarashtra erano testimoni attoniti di questa situazione cruciale. D'altra parte, quando si tratta di stare con persone cattive, no, che sono cattive anche amicizie, cattive compagnie, non c'è nessuna possibilità di evitare la caduta, quindi per tutti questa situazione fu pericolosa e negativa. Ora che Duryodhana aveva vinto anche l'ultima mossa e i Pandava praticamente erano stati sconfitti, cominciò a danzare con gioia dicendo: noi siamo i vincitori, i Pandava finalmente sono stati sconfitti, adesso devono sottomettersi a noi, devono lasciare qui ogni cosa, togliersi i loro vestiti reali, i loro ornamenti e andare in esilio. E mentre i Pandava si toglievano le loro cose regali di dosso, i loro vestiti, e si mettevano degli abiti adatti a dei servitori, Duryodhana saltò su con voce tonante e disse: e dov'è Draupadi? Essa aspetta noi ora. Chiese poi a suo fratello Dushyasana di cercarla e di trascinarla ai suoi piedi. Dushyasana avanzò per afferrare Draupadi e Draupadi, temendo per la sua vita, corse ai piedi di Gandhari, che era la madre dei Kuru, e le chiese di proteggerla, di aiutarla. Ma Dushyasana la trascinò per i capelli verso Duryodhana e, malgrado lei fosse rossa di rabbia, con gli occhi che gli uscivano dalle orbite, completamente arrabbiata e disturbata, non si preoccupò di tutto questo e continuò a tirarla per i capelli verso i piedi di Duryodhana. Draupadi allora pose una domanda a tutte le persone che erano presenti in quell'assemblea e disse: io voglio semplicemente chiedere a questa assemblea di saggi se è vero che Yudhishthira da prima perse se stesso. Se è vero, ripete, no? Se è vero, voi l'avete visto, che prima Yudhishthira perse se stesso, che diritto aveva poi di scommettere me? Guardando verso questi anziani membri dell'assemblea, guardandosi intorno con gli occhi imploranti, Draupadi cercava una risposta a questa sua domanda. E in effetti era quello che era successo, vi ricordate? Yudhishthira prima ha scommesso i suoi fratelli, poi ha scommesso se stesso, poi ha scommesso Draupadi. Come poteva essere quindi che lui potesse scommettere qualcosa dopo che non era più niente, perché era stato vinto, non aveva più nessun potere?
ma tutta l'assemblea stava attonita in un silenzio imbarazzante. E succede spesso quando si vive sotto una tirannia, succede che gli uomini diventano schiavi, e quando uno è schiavo non possiede più nemmeno la propria anima. Quindi nessuno si mosse in difesa di Draupadi. Solo Vikarna, che era uno dei fratelli di Duryodhana, più giovane, cercò di fermare questa situazione così imbarazzante che si stava presentando in quel momento, e disse al padre di Dhritarashtra, o nonno Bhishma, per favore rispondete alla domanda di Draupadi. Ma Duryodhana dichiarò a Draupadi, tu sei nostra schiava e adesso tu devi agire secondo i nostri ordini. E poi si rivolse verso Dushyashana e disse, Dushyashana, levale i suoi vestiti regali. Draupadi disse, non essere sciocco Duryodhana. Tu non puoi insultarmi in questo modo così odioso. Ma non c'era niente da fare. Il Duryodhana era completamente duro di cuore e duro di intelligenza, e Dushyashana era il suo braccio destro. Per cui la risposta di Duryodhana verso Dushyashana fu: ti ho detto di spogliarla dai vestiti regali, fallo immediatamente senza perdere tempo. Così Dushyashana si avviò verso Draupadi e cominciò a toglierle i vestiti regali con un atteggiamento furioso, pieno di rabbia e di ira, velocemente. Cominciò col tirarle il sare, e più tirava questo sare, più questo sare si srotolava, ma non riusciva mai a scoprire Draupadi. Io credo che se vi chiedo come mai non riuscivano i Kuru a scoprire Draupadi, ormai voi, miei ascoltatori fedeli, lo sapete, Come mai Draupadi, che aveva questo piccolo sari addosso, si trovava circondata da uomini grandi e grossi e feroci che volevano spogliarla in un'assemblea pubblica, a un certo punto riusciva a mantenersi vestita? Per misericordia di chi? Di Krishna. Come abbiamo già visto, i Pandava erano devoti, grandissimi devoti di Krishna. Erano amici di Krishna, avevano sempre avuto Krishna dalla loro parte. Per cui Draupadi, in questo momento di difficoltà totale, quando vedeva che se anche con tutte e due le mani e con le gambe e con i denti fosse rimasta attaccata a quel piccolo sari che teneva addosso, non sarebbe riuscita ad ottenere niente, perché i Kuru erano più forti di lei, perché Duryodhana e Dushyashana avevano tutte le buone intenzioni di farle fare una figura meschina di fronte a tutti, aveva pregato nel più profondo del suo cuore Krishna di proteggerla, Krishna di aiutarla. E senza essere attaccata a quel sari, ma attaccata solo alla protezione che Krishna poteva offrirle, era rimasta così, fissa con la mente su Krishna, senza preoccuparsi di quello che stava succedendo intorno a lei. E così Duryodhana e Dushyashana continuavano a srotolare chilometri di sari senza riuscire a togliere il sari a Draupadi. Tra l'altro, nel frattempo, Bhima, vi ricordate Bhima, il più grande dei Pandava, il più forte, il più robusto, quello che si arrabbia subito, quello che sfascia tutto? Ecco, Bhima, vedendo questa situazione, vedendo Draupadi insultata, era stato preso da una grande rabbia e aveva lanciato una maledizione. Aveva detto, un giorno mi disseterò bevendo il sangue dal petto di Dushyashana, E poi disse, e spaccherò le gambe di Duryodhana in piccoli pezzetti. Dushyashana e Duryodhana erano quelli che stavano insultando Draupadi più da vicino, per cui Bhima fece questa maledizione che vedremo si avvererà nel futuro. E
E così tira di qua, tira di là, e stare di Droupadi non si scioglieva mai, e quindi non riuscirono mai a insultare Droupadi secondo il loro piano, secondo il loro progetto. Ma i Pandava comunque dovettero lasciare Hastinapur e lasciare Indraprastha per andare in esilio. Abbiamo già visto che questo esilio avrebbe dovuto durare 12 anni e il 13° anno di esilio sarebbe dovuto essere anche in incognito, cioè avrebbero dovuto vivere il 13° anno in giro senza farsi riconoscere. Così i Pandava si vestirono con vestiti molto semplici, adatti a persone che vivono nella foresta, e la gente di Indraprastha era veramente triste di vedere loro che se ne andavano lontano e cominciò a sentire una profonda separazione dai Pandava. I cittadini, vedendo loro che si allontanavano, cominciarono a piangere, lacrime cadevano dai loro occhi, dal grande dolore che aveva invaso i loro cuori. E rimasero a lungo a seguire loro che si allontanavano con lo sguardo, fino a quando Yudhisthira gli chiese a loro di tornare a Indraprastha ad attenderli. I Pandava, accompagnati da Droupadi, cominciarono una nuova vita. Per 12 anni andarono a camminare in una foresta densa, piena di alberi, e attraversarono foreste, valli profonde, regioni rocciose. Ascoltarono come musica il mormorio dei ruscelli e il vento che a volte fischia tra le foglie degli alberi. E a volte guardarono ruscelli e a volte li attraversarono con le barche. E in questo loro peregrinare, si dice, arrivarono a un certo punto a incontrare il grande saggio Vedavyas. Ma il tempo per questa puntata è terminato e la storia la continuerò alla prossima puntata. Vi saluto, Hare Krishna! Govinda Devidassi e la Gurukula di Villa Vrindavana.